Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vedremo come portare in modalità FCC il nostro Mavic Air per avere un range di volo più ampio. Per fare questo però abbiamo bisogno di un telefono Android. Non importa se poi per usare il Mavic usate un telefono iPhone come è il mio caso, però per attivare questa funzione è necessario avere un telefono Android, quindi fatevelo prestare anche solo per 5 minuti, 10 minuti per cui vi serve per abilitare le funzioni, dopodiché lo ridate a chi ve l'ha prestato e continuate a usare il vostro iPhone. Quindi adesso procuratevi un telefono Android e andiamo subito a guardare come si fa per modificare il nostro Mavic e portarlo in modalità FCC. Guardiamo. Per prima cosa dobbiamo andare nel nostro Play Store e scaricare l'applicazione Flutter, che è questa in alto, Fake GPS Location Flutter. Una volta scaricata questa applicazione, la avviamo. Vedete che il puntino verde siamo noi, ok? Scegliamo una zona vicino a New York, comunque va sempre bene. Andiamo in basso a sinistra, schiacciamo il triangolino del play e in questo momento lui sta creando una finta posizione GPS. A questo punto lasciamo sempre aperta l'applicazione in background, andiamo ad accendere il nostro Mavic Air. Ok, acceso. Una volta acceso, cosa dobbiamo fare? Dobbiamo accendere il nostro radiocomando con collegato il nostro smartphone con l'applicazione Flutter attivata. Una volta che il nostro radiocomando si è avviato, in automatico ci apre la nostra applicazione del nostro Mavic Air. Una volta aperta la nostra applicazione, vedete che esce questa scritta che è Switch WLAN Setting. Se noi schiacciamo OK, l'applicazione configurerà il nostro radiocomando in modalità FCC, perché secondo lui siamo in una zona in cui è possibile avere l'FCC. Ok, quindi schiacciamo OK e poi possiamo fare Go Fly. Ecco, una volta che siamo entrati nella nostra applicazione DJI, a questo punto possiamo prendere il nostro smartphone iPhone in questo caso o continuare con il dispositivo Android. Io adesso farò vedere che la modifica l'ho fatta con un dispositivo Android, però io volo con un iPhone, quindi prendo il mio iPhone che uso normalmente, lo collego, ok, apro l'applicazione DJI, entro nelle impostazioni qui in alto a destra e vedete che adesso lui mi dice che sono in una zona che non è più quella che ho impostato prima, cioè quella americana, ma sono in un'area diversa, cioè in questo caso europea. Quindi se io faccio OK ritorno alla modalità CE, se invece noi facciamo Cancel rimaniamo nella modalità FCC. Comunque, per verificare di essere nella modalità FCC basta cliccare sul simbolo della connessione e vedete che ci sono 11 canali, quindi vuol dire che siamo nella modalità FCC, altrimenti sarebbero stati 13 canali. Quindi adesso tutte le volte che io andrò a volare a connettere il mio iPhone, lui sarà in modalità FCC. Mi chiederà sempre che è stata rilevata un'area diversa da quella impostata la prima volta, quindi quella americana. Basta schiacciare Cancel e lui continuerà a volare in FCC anche se siamo in Italia, in Francia, in Germania o dove cavoli siamo. Quindi avete visto com'è semplice portare il nostro DJI Mavic Air in modalità FCC. Ovviamente io non sto qua a dirvi sì, è giusto farlo, è giusto non farlo. Ognuno valuta per sé quello che è giusto fare. Nel mio caso ho ritenuto giusto farlo perché comunque per un prodotto che costa tanto come un Mavic Air, andare a gabbizzarlo con una connessione Wi-Fi scadente solo perché qua in Europa non si possono usare certe frequenze, secondo me non è giusto. Quindi secondo me vale la pena, ma non tanto anche solo perché dopo si può andare a 2 km di distanza rispetto ai 500 metri attuali, ma anche perché si ha un segnale più forte anche all'interno dei 500 metri o dei 200 metri, che sarebbero poi i 200 metri quelli ammessi dall'ENAC.
Quindi un segnale più forte dà più tranquillità rispetto a un segnale che comunque è già debole. Anche a livello di segnale video si ha un segnale più forte. Quindi secondo me vale la pena farlo. Dopo tutto il resto è come andare a 180 all'ora in autostrada, le macchine ci vanno, ma non si può andare. Cioè, quello dopo uno valuta quello che ritiene giusto. Quindi spero che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto lasciate un pollice su, iscrivetevi al canale, condividete il video e ci vediamo al prossimo. Ciao!